Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova cortissima puntata del TG Games Limited. Questa puntata sarà ancora più corta di quella di settimana scorsa, ma come sapete sono un po' tutti in vacanza, però qualcosina anche questa settimana è disponibile per chi vuole acquistarsi qualche Limited. Cominciamo da Limited Run, perché Limited Run anche oggi ci porta un gioco che possiamo prenotare. È un gioco per Nintendo Switch, si chiama Comojo Remilia Scarlet Symphony, che già dal nome si capisce che è qualcosa riferita a Castlevania. Infatti è un gioco clone di Castlevania, con però protagonista una ragazza, graficamente sempre uno stile tipo 16-bit, proprio come i Castlevania 16-bit per Super Nintendo, Mega Drive o PC Engine. Insomma, bellissimo gioco ragazzi, imperdibile per chi ama questo genere. E il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch sia nella versione fisica normale che nella bella Deluxe Edition, con la sua bella scatolona e tanti contenuti all'interno, e io vi lascio il link qui sotto per chi volesse acquistarlo. E poi martedì prossimo, 22 agosto, sarà disponibile un altro gioco per Nintendo Switch e PlayStation 4 che si chiama Sword of the Vanguard. Bellissimo gioco di ruolo action RPG, diciamo una specie di Souls-like bidimensionale, con il vostro personaggio anche in questo caso è una ragazza che potrà essere potenziata e dovrà andare in giro per il mondo, con una grafica tutta disegnata a mano, molto bello. Anche questo ragazzi sarà disponibile in versione fisica per Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire da martedì prossimo, e vi lascio il link per poterlo ordinare. Poi passiamo a Red Art Games, che in occasione del Gamescom ha presentato un gioco in esclusiva distribuito e prodotto da loro, o meglio preso dal passato e riprodotto da loro. Il gioco è Castle of Shikigami 2, questo bellissimo shooter a scorrimento verticale, con in pratica un bullet hell con i proiettili che arrivano da tutti i lati, con la grafica tridimensionale. Bellissimo gioco ragazzi, ed è disponibile per Nintendo Switch qui da Red Art Games sia nella versione Deluxe Edition con la sovracover blu, che ormai hanno questo nuovo tipo di sovracover, più un altro bonus, e sia nella Dream Edition, che praticamente è una Classic Edition con la scatola in stile Super Nintendo europeo, finalmente con qualcuno che usa le scatole in stile europeo, con tanti altri contenuti tra i quali la colonna sonora. Veramente bellissimo gioco ragazzi, vi lascio i link per le due versioni per chi volesse acquistarli qui da Red Art Games. Ma attenzione, perché sono pochissime copie disponibili, mi pare che sono 300 per la Deluxe Edition e 500 per la Dream Edition. Io ho preso la Deluxe Edition, finora non ho preso nessuna Deluxe Edition, vediamo un po' com'è questa. Vi lascio i link, speriamo che riusciate a prenderli in tempo. E infine passiamo a PC e Works, da quanto tempo che non sentiamo PC e Works, perché ci porta un rifacimento di un gioco che ha, di due giochi che avevano già prodotto e che io ho qui, che avevo preso ai tempi. Eccoli qua, i due giochi sono Magical Case, questo qui, e Splatterhouse. Magical Case è uno shooter a scorrimento orizzontale con protagonista una strega, e invece Splatterhouse è un picchiaduro a scorrimento orizzontale con questo personaggio che ricorda un po' il cattivo di Venerdì 13, che dovrà uccidere tutti i mostri che gli si paranno davanti. Nelle due versioni che abbiamo visto, su Magical Case il gioco era disponibile su CD-ROM per PC Engine, mentre Splatterhouse era disponibile sia su CD-ROM per PC Engine che su CD-ROM per FM Town. Quindi erano queste le versioni. Ci sono tante cose interessanti all'interno, però a parte le scatolozze belle grosse così, all'interno i giochi erano un po'... non erano proprio uguali agli originali. Così li hanno rifatti e adesso si potrà ordinare varie compilation. Abbiamo la compilation Splatterhouse LE Set, che contiene all'interno sia Splatterhouse in versione U-Card, sia Splatterhouse per FM Town su CD-ROM, e sia Splatterhouse Chrome, che è una versione particolare, Splatterhouse con alcuni contenuti in più. Tutti e tre all'interno di questo set, con una scatola diversa da questa, veramente mi sembra anche più carina rispetto a questo. Quindi ragazzi, questa compilation disponibile da PC Works. Poi è disponibile la Magical Case LE Set, che contiene all'interno sia il gioco
Magical Case in versione UCard, sia il rarissimo gioco per PC su CD-ROM. Poi c'è naturalmente il mega set Splatterhouse Magical Case LE Set Combo, che contiene tutto più un bellissimo diorama con uno dei livelli proprio di Magical Case. E poi si possono comprare i giochi singolarmente, sia la versione Windows, sia la versione di Magical Case, sia la versione PC Engine su UCard di Magical Case, sia la versione su UCard di Splatterhouse o di Splatterhouse Chrome, sia la versione su CD-ROM di FM Town Martin. Ma poi è disponibile anche una versione per TurboGrafx 16 con la sua scatolozza di cartone, proprio come quelle originali per TurboGrafx 16, proprio di Magical Case. E poi c'è una versione da collezione con questa versione per TurboGrafx 16 più il diorama. Insomma, c'è un po' l'imbarazzo della scelta, scegliete quello che più vi interessa. Per ordinare vi lascio il link, dovete andare sul sito e compilare il form, e poi voi vi dicono come pagare con PayPal e vi arriverà a casa tranquillamente. Ho preso tantissimi giochi di questo, appunto. E quindi ragazzi, con questo è tutto per questa velocissima puntata del TG Games Limited. Ci vediamo settimana prossima con la nuova puntata del TG Games Limited. Chissà se sarà un'altra puntata un po' così mezza morta o se si riavviveranno le cose. E soprattutto con le due puntate delle uscite videoludiche e degli ultimi arrivi, che anche questo mese sono abbastanza interessanti. Non tantissimi giochi, però tutti giochi molto interessanti. Per ora è tutto ragazzi, alla prossima, ciao ciao! Perché anche Limited Run, che già dal nome vi può far con una grafica in Castle of Shigigega, con questi protagonisti che nelle due versioni che abbiamo visto i giochi erano in, su nelle due versioni che per e poi che cazzo c'è dentro?